Come qui l'autore del libro, che è Giovanni Candida, e lui è Zaccaria, ormai detto Zac, che è lo zio, uno dei protagonisti, diciamo, nonché custode di questo magico luogo che è il castello di Zac. Allora, custode, l'ho occupato. L'anima del castello. Sì, non mi appartiene, però lo custodisco. E raccoglie intorno a te anche un sacco di arte, no? Iniziamo però da Giovanni. Iniziamo da come hai scoperto sul castello. Io ricordo che me ne hai parlato la prima volta, ci siamo incontrati mentre tu stavi fotografando un muro e io stavo scrivendo un articolo e mi hai parlato di questo luogo. Però non mi hai detto come hai scoperto il castello, come è stato il tuo primo incontro con Zac e col castello. Allora, vorrei iniziare da questa fotografia, questa che sto proiettando adesso. Questa è una fotografia ripresa da Google Map. Quando parliamo del castello di Zac, parliamo di un'ex fabbrica, un posto che era abbandonato e dove Zac, questo signore alla mia destra, ha deciso un giorno di andare a vivere. E ha trasformato questo luogo abbandonato in un posto che adesso, se voi digitate il castello di Zac su Google Map, viene fuori questo, okay? Il castello di Zac, Tempio dei Writers, e da qualche parte su Google Map c'è scritto anche Museo d'Arte Moderna aperto 24 ore al giorno, che è difficile in Italia trovare un museo aperto 24 ore al giorno. Come l'ho trovato, come l'ho scoperto? Io dal 2006 mi occupo di fotografia di street artist, writers, ecco perché fotografo i muri, altrimenti sembrerebbe una roba un po' strana. Fotografo i muri e chi dipinge sul muro. Questo luogo è sulla tangenziale, sulla Torino-Venezia, all'uscita di Cormano c'è questa fabbrica allora abbandonata. E io passando un giorno ho cominciato a vedere dei lavori, questi ad esempio, grandi lavori, grandi superfici dipinte che si vedevano giusto passando sulla tangenziale. Ho cominciato a interessarmi per vedere come poter andare a fotografare questi enormi lavori di artisti che tra l'altro conoscevo già, Cane Morto, Emma Jones, Tilf, e finché ho visto il lavoro di un artista che abita qui a Milano, l'ho chiamato e gli ho chiesto tu come hai fatto a entrare lì e mi ha detto no, non ti preoccupare, è facile, ti do il numero di telefono di questo signore che abita lì dentro. E niente, questo eravamo a fine del 2013, io sono andato lì per la prima volta, ho conosciuto Zac. E qua ragazzo, te ne è qua. È qui. E da lì siamo diventati amici, ormai sono 6 anni che ci troviamo e ho visto il castello e ho fotografato questo luogo magico. Ok, io avrei una domanda a Zac, adesso tu lo conosci da molto più tempo il castello. L'hai visto dall'inizio? No, che lo conosco da tempo, l'ho creato io, non c'è il castello. Esatto, raccontaci la storia del castello. E vuol dire che ti devo raccontare la mia storia. Il castello sono io, non c'è, vuol dire, e come vedi, lui lo sa che il castello è la raffigurazione della donna, è il castello, però è una donna. Allora lo tratto come tale. Come una donna, perché non c'è miglior compagnia di quella di una donna. E io ho arrivato a un certo momento della mia vita che ho perso tutto. Nessuno, non avevo vicino nessuno, proprio nessuno, non c'è niente. Dopo più di 30 anni di stelle, in Italia lo dico di stelle perché sono stato sempre avanti, sia nel lavoro, sia nel mio comportamento in Italia, e tutto ciò è documentato. Un giorno mi trovo per terra, ma proprio per terra, c'è niente. Passando a Cormano, l'83, vedo questo palazzo grosso, troppo grande, e io non avevo neanche dove dormire. E sono entrato, ho detto voi che non
non trovi un buco per me in tutto questo spazio. E piano piano mi è piaciuto starci, perché dovevo per forza lottare e in un certo modo andare verso una morte che almeno mi onorerà, non una morte sui giornali trovato cadavere di un cittadino extracomunitario, una fabbrica abbandonata, carbonizzato o ammazzato. Vedono due mozziconi per terra, diranno era dedico allo spaccio di stupefacenti. Allora era quella l'eredità che dovevo lasciare ai miei figli, che non li ho cresciuti per quello, o in quel modo, o in quel modo di pensare. Era la cosa che mi ha fermato dal diventare una bestia, un immarginato vero che per mangiare ti sbrana. Perché ho visto che dentro c'è il Zaccaria, l'artista, che tutta la vita, io sono cresciuto in una casa di professori, mio papà era il mio preside, mia mamma la mia professoressa di letteratura araba, vuol dire sono cresciuto in mezzo ai libri, in mezzo all'arte, in mezzo alla poesia. Allora ho questa passione per la parola e la parola scritta, ma prima di tutto della parola pensata, perché se non la penso non la scrivo, e se la scrivo mi libero. Dire che due giorni fa avevo raccolto tante cose al castello, perché c'era l'asta, lo stavano vendendo giovedì. Al tribunale alle 9 si apriva l'asta a 1.500.000 euro. Per me era la fine, vuol dire, cioè, quel posto occupato arriva qualcuno, lo compra e lo demolisce, lo vedeci. Due giorni fa ero un altro, ero pronto all'atto finale, perché non lascerò che vada in vano tutti questi 10 anni che ho passato lì, perché adesso sono diventati, non che riguardano me come persona, ma centinaia di ragazzi e ragazze che ho visto crescere al castello, artisti piccoli che sono diventati artisti grandi che sono diventati più umani, perché gli artisti non siamo umani. Siamo oltre l'umanità. Se la vai a cercare l'umanità la vedi in quello che disegna o nei colori che usa. Io, i miei nipotini, tutti quelli che mi chiamano lo zio, li ho adottati come propri figli. Zaccaria, allora, raccontalo questo, come è iniziato? Come è iniziato all'inizio, quel posto era una discarica abusiva, un campo nomade, un rifugio di, come ha scritto il giornalista Nava sul Giorno, posto molto degradato, pieno di criminali, dove ogni giorno una denuncia, ogni giorno una retata. Io l'ho scelto apposta così. Non volevo un posto tranquillo, perché non voglio finire la mia vita rabbrodolito così, che mi manca qualcosa, no, devo morire in guerra, e chi muore in guerra era già morto prima, già prima di iniziarla era già morto, è quello che volevo, la lotta, voglio lottare fino in fondo, e poi tanto sono morto lo stesso. Allora difendevo, ho iniziato la guerra con i zingari, che l'ho vinta dopo 2 anni, e poi l'altra guerra con gli altri stranieri che hanno usato quel posto come proprio loro punto operativo. E ho usato cose che solo io so,